boys watch the girls while the girls watch the boys who watch the girls go by. Eye to eye. Siamo qui nell'angolo della Revlon, che la Revlon ha allestito per truccare le attrici che poi sfileranno sul tappeto rosso. La make-up stylist Emanuela Di Gianmarco, siamo nel Sancta Sanctorum dove vengono truccate le attrici prima di andare sul red carpet. Allora Emanuela, che cosa hai, come hai messo in risalto la bellezza di Della Fleury per esempio? Diana ha una bellezza fresca e pulita e adesso che sta anche per diventare mamma è ancora più bella, quindi mettere in risalto la bellezza Della Fleury è stato veramente un gioco. Ho puntato più sugli occhi che sulla bocca proprio per evidenziare il suo sguardo pulito e carico di sentimenti in questo momento. Per la nostra spettatrice che cosa consigli? Che ombretti consigli? Chiari, scuri? Mi piacciono in questo momento degli ombretti caldi, quindi sono sulle tonalità del come quello che stai usando e dell'oro, uh-huh. E che sono anche un must di stagione per questo inverno. Ecco, mentre per la Pellegrino che cosa hai fatto? Per Federica, lei è una sportiva, quindi usualmente non ama e non usa truccarsi, quindi ho voluto puntare sugli occhi creando un effetto molto glamour per lei. Era molto bella e lei si sentiva veramente a suo agio. Per la bocca che cosa vogliamo suggerire? Per la bocca o un rosso fuoco fiammante o un nude look. Bene. Se gli occhi vengono messi in risalto. Avete sentito, quindi fate tesoro dei consigli della stilista e della make-up artist Emanuela Di Gianmarco. Guys talk, girl talk, it happens everywhere. Eyes watch, girls walk, with tender loving care. It's keeping track of the pack, watching them, watching back the...